Sarà una settimana decisiva per il mercato dell'US Avellino. Dopo tanti nomi e trattative dovranno essere messi a segno i primi colpi da parte della dirigenza biancoverde. C'è già da tempo l'accordo per il portiere Luca Lezzerini, già l'anno scorso alla corte di Novellino, che arriverà dalla Fiorentina con un contratto triennale, così come arriverà il centrocampista Francesco Di Tacchio, che si è svincolato dal Pisa. Già ufficializzati i riscatti di Solerio, La Verona e Arcello, come l'ingaggio del difensore Simone Pecorini e l'addio di Arrighini, si aspettano ore notizie da Roma per Riccardo Marchizza e Nicola Falasco. Il primo 19enne difensore centrale di grande talento arriverà in prestito. Ancora da definire invece la formula per Nicola Falasco, che la dirigenza biancoverde vorrebbe comprare a titolo definitivo. Nel fine settimana dovrebbe arrivare una risposta per l'attaccante Raul Asensio Morales, gioiellino della primavera del Genoa, che dovrebbe rientrare nell'operazione Omeonga insieme al portiere Samir Ucani, capitano della nazionale kosovara. Giovedì sarà una giornata molto importante anche per l'attacco. È previsto infatti un incontro con Mario Giuffredi, agente di Alfredo Donnarumma, che piace tanto all'Avellino. Prima però bisognerà sistemare Benjamin Mokulu, che interessa alla Virtus Entella e al Bari. Diversi infine i calciatori di proprietà che comunque saranno sistemati in Lega Pro. Solerio andrà in prestito alla Sanbenedettese, Giron di ritorno dalla Juve Stabia a diverse squadre che lo cercano, tra cui il Bisceglie. Resta da trovare una sistemazione per Soumaré, mentre Sbaffo sarà valutato da Walter Novellino in ritiro e poi si deciderà se tenerlo oppure no.